Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Florian Kainz, ruolo, trequartista e stats che non sono proprio brutte, ecco. E salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovispo che vi parla. Benvenuti nella player review di Kainz Shapeshifter Mutaform 85 di rating. Prima di continuare questa review, vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina per non perdervi ogni nostro video. In descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. A breve uscirà anche la seconda squadra, la seconda tranche, la seconda manche, quello che vi pare, insomma, degli Shapeshifters. Chissà chi ci sarà. Chissà veramente. Bale. Non lo so. Comunque questa carta è interessante. Io ho avuto l'opportunità di provarlo come COC e come addirittura attaccante. Ho provato attaccante. Prima partita, 2 gol. Mi sono detto, cazzo, allora lo metto sempre attaccante. Poi è stato un calare perché comunque ha quelle qualità nel tiro che non ha per essere, appunto, per poter essere un attaccante. Invece ha qualità migliori per essere un COC, quale appunto il tiro dalla distanza. Perché un COC che gode di un ottimo tiro dalla distanza può essere davvero utilissimo. Infatti poi l'ho provato anche come COC e mi ha anche segnato, se non sbaglio, altri 2 gol. E quindi secondo me va messo come COC. In che modulo l'ho messo COC? Nel 4-2-3-1 con gli esterni, perché ho provato anche Haaland. E Haaland, diciamo che è una carta, beh, poi vediamo se riesco a portarvi la sua review. Ma Kainz per essere un trequartista ha davvero qualità molto molto interessanti, quale tipo le 5 stelle piede debole, assolutamente top, e 4 stelle skill unite anche al dribbling, che è davvero interessantissimo. A parte la reattività e la freddezza, diciamo la reattività non è che rientri propriamente nel dribbling, ecco, la freddezza lo stesso, la freddezza è la capacità di commettere meno errori sotto pressione, la reattività è saper reagire bene alle varie situazioni. Il dribbling però è davvero interessante, è agilissimo, 99, l'equilibrio lo aiuta tantissimo nonostante non abbia la forza, non ha forza fisica. Controlla benissimo la palla e dribbla bene nello stretto anche senza le skill. Colpo di testa non serve perché un trequartista difficilmente va a colpirla di testa, ma possiamo vedere un 85 in salto che non si noterà così facilmente secondo me. La resistenza, devo dire, è buona, anzi è ottima per essere un trequartista, vi aiuterà tantissimo perché vi dico una cosa, la resistenza quando cala fa calare dei valori ed è una cosa che non ci si accorge. Quando il giocatore si stanca possiamo notare che sbaglia il tiro, sbaglia il passaggio, è meno veloce, ha meno forza, diminuiscono dei valori, delle caratteristiche. Ecco, il passaggio di per sé è davvero ottimo, abbiamo però un 79 in visione che non è che sia proprio brutto. I passaggi li sa fare, sa vedere l'uomo, gli inserimenti. Lui gli inserimenti non li sa fare benissimo, ecco. Ecco perché è meglio metterlo come COC, appunto. Calci piazzati 87, sono buoni, unita anche all'effetto 84, alla potenza tiro 84. Passaggi lunghi e corti sono precisi, non a livelli quali un De Bruyne, De Bruyne, anche nella versione base, però ha un buonissimo passaggio, devo dire. La velocità è un 88, ma è quella velocità che a me non piace, ovvero sbilanciata, con accelerazione più elevata 92 e velocità scatto, velocità massima 83, più basso, e si sente questo squilibrio nella sua velocità. Come alternative dico Royce, Müller, Scream o Olmo, Future Star. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, allora Austria del Köln, della Colonia, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, Bundesliga, non è tanto facile da ibridare, è più facile da ibridare se avete delle icon, e io gli do un 3.5 come ibridabilità. Come prezzo abbiamo un 68-69.000 crediti, l'ho pagato 79.000 crediti, è un prezzo che si avvicina al suo minimo che è di 28.000, un prezzo che se dovesse arrivare a 50.000 crediti sarebbe davvero davvero interessante come prezzo. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8 pieno. Come stile intesa, io l'ho provato col base, ma vi consiglio un predatore o un regista. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.